Ehi, ben ritrovati in Andrea Link 91 su Captain Tsubasa Rise of New Champions. Come detto la scorsa volta, una volta finite le partite della scuola media, mi sarei un attimino concentrato sull'episodio New Hero. Quindi cominciamo. E posso scegliere quale scuola frequentare, ma attenzione, il tuo avatar bla bla bla. Posso scegliere quale scuola frequentare? Beh, io allora sceglierei ovviamente la Toho, però posso cambiarla poi? Penso di poterla cambiare nel corso d'opera, quindi partirò con la Furano, dai. Da Toho ci andiamo dopo. Però siccome volevo farmi difensore, penso che sarebbe meglio allora scegliere un'altra scuola, la Musashi. Facciamo una cosa, lasciamo perdere e facciamo Furano comunque difensore. Difensore, perché io a parchetto giocavo sempre come difensore. Il motivo è chiaro. Però, se non altro, la palla non arrivava mai in porta e il portiere poteva stare a braccia conserte per tutto il tempo della partita. Sul serio, non sto scherzando. Corpo, beh, scusatemi, altezza, io sono alto 1,85 m, no? Gigante, perché muscoloso, non è che sono proprio muscoloso, però gigante. Dimensioni testa, è un pochino più grande perché sennò sembra che... minuscola, va! Invece così già inizia a essere più veritiero, ecco. Va, così va, bello rotondo. No. Attenzione, Come dice, il campionato giovanile internazionale in Francia è stato annullato. Covid. Ho capito, ma... com'è possibile? Va bene, torneremo subito in sede. Ho capito bene, Katagiri. Il torneo internazionale francese è stato cancellato? Però hanno anche detto che in America si terrà un altro torneo chiamato... Junior Youth World Challenge. O Junior. Però non sia più Junior. Come? E cosa facciamo adesso? La sede centrale ha ricevuto un invito dagli organizzatori del nuovo evento e vuole che iniziamo subito a raccogliere informazioni. Dobbiamo tornare a casa, Mikami. Ho capito. Diciamo Junior, che è più comodo. Innanzitutto lo Junior Youth World Challenge si terrà fra 2 mesi. È prevista la partecipazione di tutte le squadre iscritte agli internazionali in Francia, ma non mi stupirei se alcune si ritirassero. Ah, quindi da quel... cioè, hanno annullato quello in Francia per fare quello in America, ma perché? I più forti sono i padroni di casa dell'America, ma perché? Le giovani speranze africane del Senegal, i grandi esperti dell'Olanda e... O pedo football, il Brasile. Il paese del football. Poco prima che andassi via, nell'associazione calcistica tedesca c'era un gran fermento. Si parlavano di alcuni paesi che, delusi di non essere stati invitati al torneo francese, stavano organizzando qualcosa. E quindi è questo. Avrebbero fatto annullare quel torneo per fare il proprio. Hai capito? E a questo punto ci sono anche le squadre giapponesi, perfetto. E quasi tutte cancellate. Porca miseria, Germania, Italia, Olanda. Probabilmente anche loro stanno modificando i programmi di allenamento. Ora abbiamo mesi di vuoto assoluto tra le nazionali e questo nuovo torneo. Non sarà facile sfruttare al meglio questo mese di pausa. ほら、ちゃんと片付けろよ。下級生に迷惑かけないようにな。おお。うわ、懐かしいこれ。1年の時のトーナメント表だ。あ、誰だよ、こんなとこに片方だけ。 È bello che ci siano scene animate che si alternano a scene appunto computer grafica. La New Hero League, sì. E questa è la novità? La New Hero League. Faranno un torneo amichevole per decidere chi rappresenterà il Giappone in America il mese prossimo. Ah, oh, interesting. Una specie di selezione quindi. Penso di sì. Ma la notizia migliore è che il mister ha detto che noi parteciperemo. Questo vuol dire che noi del terzo potremmo giocare un'ultima volta prima del diploma? Sì, ha detto il mister in persona.
Mi dispiace per i nuovi giocatori, ma così noi del terzo anno avremo un'altra occasione per brillare. Beh sì, anche perché insomma il terzo anno è più preparato. Yamamuro però non ci sarà. Ha promesso a sua madre che dopo le nazionali sarebbe dedicato allo studio per gli esami d'ammissione al liceo. Poi lui vuole entrare in una scuola buona. Questo vuole aiutare la famiglia nei campi. Però Matsuyama dice, hanno ragione, devono seguire la loro strada. Però faranno il tifo, bravi. Vediamo un po' queste informazioni sulla New League. Ci saranno 14 squadre divise in due gironi da 7. Noi siamo contro Nankatsu, Toho, Musashi, le migliori. Ecco, perfetto, abbiamo perso. Ciao, ritiriamoci. Matsuyama ha detto, ma tutte quante le squadre sono le più forti e senza i nostri giocatori non saremo in grado di vincere. Perché non facciamo entrare quello nuovo che sarei io? Tu sei rimasto a Saitama a vedere la finale, mentre noi abbiamo accolto i nuovi atleti. C'è un ragazzino del primo anno che ha tutte le carte in regola per diventare un campione. E sono io, spero, perché capace che non potrei non essere io. Ah, parlate di quel ragazzino. Eh sì, è davvero così bravo? Sono sicuro che con lui la squadra... Sono sicuro che con lui in squadra le cose si faranno interessanti. Voglio vederlo con i miei occhi. Aspetta, vado a chiamarlo. Eccomi, arrivo io a giocare, sì! Diventeremo i più forti del mondo! Guardalo, bello pienotto, massello, tosto. Ehi, vieni, il capitano vuole vederti! Però calmino, eh. Con i miei tempi, faccio tutto. Eccolo, capitano. Scusa se ti ho rapito dal tuo allenamento. Non abbiamo parlato molto finora, vero? Ci siamo solo salutati ogni tanto. Io sono Matsuyama, capitano del club di calcio. Mi hanno parlato molto bene di te. Link, giusto? Se non sbaglio sei un difensore, vero? A volte alcuni personaggi fanno delle domande al giocatore personale. Ok. Wow, ti ricordi di me? Non dire così, è compito di un capitano ricordare tutti i membri della squadra, che poi non è vero mai, perché lui non si ricordava neanche chi fosse quello nuovo. Però ci siamo salutati ogni tanto. Vorrei vedere cosa sai fare. Perfetto. Ok, ti faccio vedere quello che so fare. Vai. Iniziamo l'incontro di allenamento. Wakashimazu, vedi, fa la mano di luce. Infatti, no, questa è la mano del colosso, perché la mano del colosso si mette così, no? E allora fa mano del colosso, però lui è talmente sciolto che mano del colosso la più facile. Oppure è un Big Bang Attack, una delle due. Ah, prendere il controllo è fondamentale per una valutazione elevata. Va bene. Ho premuto R, ma non è vero mai. Dove sono io? Eccomi. Vai, subito con lo scatto. Che te ne pare? Oh, wow, 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 wow. Ma mi ha detto di premere R, l'ho premuto R. Ah, eccolo, perfetto. Ah, sì, 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 bene, ora va, ora va. Vabbè ragazzi, purtroppo devo anche passare, sennò... Bene, siamo in zona di cross. No, vabbè, nulla di che. Sì, ho il controllo del mio giocatore, in effetti. Però, se potessi appunto... prenderlo... Vai, opla, opla, opla. Guarda quanto sono grosso. Ma cosa ho combinato? Sono un mostro. vabbè. Dai, su ragazzi. No, voglio giocare col mio per avere appunto una valutazione più elevata. Sakurai, cosa? You kidding? Dov'è Link? Eccolo qua, Linkone nazionale. Tutti quanti. Wow. Ok. Ma dai, c'avevo il tiro pronto. Maledetti. Ok.
cavolo. Non caricava mai il tiro, Link, che combini? Ma dai! No, ragazzi, ora... ora mi sono impuntato. Io voglio tirare con Link. Sono io, Link, voglio tirare con me stesso. Ma non ho un tiro... Non ho un tiro. Perché allora mi illudi? Ok, tiro di testa, ci sta. Ma che cavolo fai? Come mi ha preso lì? Come... Mi spieghi come ha fatto? Con quale logica? Ma da dove? Ma da dove è spuntato che stavo dietro? Dove? Ma sì, vabbè. Buonanotte. Buonanotte. Vai, tira da qua, dalla distanza. Sì. Sì. No, para questo, para, portiere. Ma stiamo scherziamo, davvero, eh? Questo lo carica velocemente, il tiro non so perché. C'è qualcuno dei miei che ha un tiro? Ok, lui pare che ce l'abbia. Se però riuscissi a caricarlo... Mamma mia! Niente ragazzi, non è fattibile sta cosa. Ma perché all'improvviso così? Dai! Eccolo! Boom. Zona V attivata! Muzun, ragazzi, ora vi faccio vedere... vabbè, però pure voi allora siete paraculi, eh! Vai! Vola! Ma come? Uffa. Un'altra volta l'incontro devo fare. Devo vincere, insomma. Ma come? Io dico tranquillo che tanto non faccio gol. Invece lui ha fatto gol. Quello continua a... Quello fa moonwalk correndo. È bravissimo. Però dico, vabbè, mo non dico nulla, faccio gol, poi la taglio alla fine della partita, ok. Invece no, ho fatto gol. Però intanto abbiamo vinto, questo era l'importante, fare un gol subito e poi potenziarti il giocatore. Quindi, intanto il video lo concludo qui, questa prima parte. Valutazione abilità C. Ah, perché tiri dietro. Va bene. Ah, perché palle intercettate. Penso però di poterlo aumentare facendo più partite. Man mano che faccio le partite lui si potenzia. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e di Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.